Mi chiedo spesso come sarebbe un mondo libero, un mondo dove la verità possa essere divulgata, un mondo dove possiamo essere consapevoli senza dover cercare, scovare, consapevoli di quello che accade, di quello che viene occultato, delle cospirazioni a danno dei popoli, delle menzogne, dei crimini attuati dai potenti. Un mondo dove un uomo come Julian Assange, e sono molto emozionata in questo momento di stare qui, di fare parte di quest'opera, un uomo come Julian Assange e Wikileaks, un'organizzazione come Wikileaks, possa essere libera di operare e diffondere quelli che sono i grandi misteri, le grandi menzogne, le grandi cospirazioni, i grandi crimini che vengono attuati ai nostri danni, ai danni di tutta l'umanità. Io in questo momento indosso un gilet, c'è scritto Press, e porto questo che rappresenta un bambino, un morto palestinese. Beh, credo che se Julian Assange fosse libero e se Wikileaks fosse libera di operare, di diffondere verità, non saremmo arrivati a questo punto. Non saremmo arrivati a questo punto, non ci sarebbero stati tutti i morti che contiamo. Io ho perso il numero, credo che siamo forse oltre 37.000. Siamo oltre 145.000 giornalisti ammazzati nel compimento del loro dovere, della missione di giornalisti. Perché lì nessuno può uscire raccontando la verità. Free Julian Assange, free Palestine. Grazie, bellissimo.